È il più grande evento sul digitale del Nord-Est, 60 location, tantissimi incontri e approfondimenti, migliaia tra associazioni, aziende, ma anche persone di tutte le età coinvolte. Ospitata da Infracom, si è aperta a Verona la 4 giorni del Digital Meet. Questi 106 eventi che da qui a domenica invaderanno tutto il Nord-Est. Digital Meet è il più grande festival digitale d'Italia, è un festival che a me piace dire spinge dal basso, bottom up, coinvolge associazioni, cittadini, pubblica amministrazione, professionisti, web agency, un po' tutto questo mondo digitale che di solito non ha voce. Quindi diamo voce a questo mondo in tutte le forme possibili e immaginabili, dai bambini piccoli alle persone più anziane, per puntare ad alfabetizzare il Nord-Est. È il secondo anno che ospitiamo il Digital Meet, questo bel evento centrato sull'innovazione. L'anno scorso abbiamo parlato di banda ultralarga, quest'anno parliamo di cyber security. Infracom sicuramente è un soggetto del territorio, ma che anche si muove a livello nazionale, che opera in tutti questi settori. Oltre che, diciamo, la cyber security vera e propria, quindi quella che si è orientata, diciamo, a combattere gli attacchi informatici, noi ci occupiamo anche, per quanto riguarda le aziende, della sicurezza operativa, dal disaster recovery alla business continuity, e che quindi sono orientati proprio a permettere alle aziende di continuare ad operare anche di fronte a calamità naturali o situazioni, diciamo, disastrose. L'utilizzo sempre più frequente della rete nella vita quotidiana ed aziendale ha favorito, da una parte, la comunicazione, la cooperazione, la diffusione dell'innovazione. Dall'altra, però, ha introdotto vulnerabilità e minacce che costituiscono un rischio per i cittadini, per le imprese, per l'economia di interi paesi. Da qui la necessità di avvicinare al digitale il concetto di sicurezza, andando a studiare realtà avanzate come l'Estonia, il paese top in Europa dal punto di vista digitale. Assolutamente sì, abbiamo diversi personaggi importanti come il rettore dell'Università di Tallinn, che è stato anche ministro della difesa fino a un anno fa, quindi lì il tema della cyber security, il tema del voto elettronico addirittura, il tema dell'anagrafe digitale è una realtà, fanno tutto questo da casa, c'è da imparare, questa mattina siamo qui anche per imparare. Diciamo che è un'occasione estremamente interessante perché l'Estonia rappresenta allo stesso tempo un esempio di modernizzazione nella infrastrutturazione e nei servizi digitali, e quindi per noi è un esempio da imitare, da seguire. Tra l'altro discutevo adesso con l'ambasciatrice, è anche una posizione geografica molto favorevole per chi, come noi per esempio, sta cominciando a introdursi in maniera massiccia nel mercato russo e nel mercato, diciamo, scandinavo, e quindi diciamo che la posizione è molto favorevole anche per altre attività, oltre a quelle ovviamente della digitalizzazione dell'informatica.